Oggi puntata in esterna, mentre sono qua che aspetto che si asciuga il kite, che ieri l'ho impanato come una cotoletta. North Kiteboarding 2019. North Duoton, Duoton e North, North Cabrina, il nuovo North, il vecchio North, un casino della Madonna. Prima di cominciare dobbiamo avere ben chiari chi sono i personaggi di questa vicenda. E i personaggi di questa vicenda sono tre: Borch & Mohr. Borch & Mohr è una ditta austriaca nata nel 2000 ed è leader nella produzione di attrezzature per il kite, per il SUP, per il windsurf. I suoi marchi più conosciuti sono Ion, e Duoton, adesso prima North, ora Duoton, Fanatic. Borch & Mohr è nata nel 2000, ma in realtà la sua storia comincia prima, perché nasce dalla fusione di marchi addirittura degli anni 70 che vengono dal mondo del windsurf con Mistral, Fanatic, F2. Borch & Mohr dal 2001 fino al 2018 praticamente ha prodotto i suoi kite con il marchio North, su licenza di North Technology Group, su licenza del gruppo North. Il secondo personaggio di questa vicenda è North Technology Group, molti lo conoscono come North Sails, un colosso del mondo della vela, America's Cup, Oracle, abbigliamento, North Sails, che però deriva tutto dal mondo della vela, quindi nasce dal mondo della vela. Il terzo personaggio di questa vicenda è Neil Pride. Neil Pride è un grosso gruppo con base ad Hong Kong ed è il proprietario di Cabrina, diciamo, come Borch & Mohr è il proprietario oggi di Duoton. Neil Pride è il proprietario del marchio Cabrina, oltre ad altri marchi famosi del windsurf come JP e poi lo stesso Neil Pride, che è un nome leader nel mondo del windsurf. North Technology Group, Borch & Mohr, Neil Pride. Adesso possiamo partire. Il 12 aprile del 2018 su kiteforum.com, che è il forum diciamo più frequentato dai kiter di tutto il mondo, si diffonde la notizia che North Kite avrebbe di lì a poco cessato di esistere. Quindi parte la bomba, paf! Lo stesso Toby Brower, il fondatore di kiteforum.com, risponde: non dite ste basanate, è impossibile. Comincia il despaio, tutti a parlare di sta roba. Dopo un po' di anni di piattume il kite si risveglia. I negozi di lì a poco vengono messi comunque al corrente dalla stessa Borch & Mohr che effettivamente ci sarebbe stato un cambio di marchio, cioè un rebranding. A partire da luglio i prodotti che avrebbero ricevuto, invece che essere stati marchiati come North, sarebbero stati marchiati come Duoton. 20 luglio arriva la prima comunicazione ufficiale del gruppo North. Sulle pagine di North Technology Group esce un comunicato che dice: North non è andata da nessuna parte, semplicemente abbiamo deciso dopo anni di riprendere in mano il marchio North Kite e di sviluppare noi internamente questo prodotto. E il quadro quindi sembra abbastanza completo. Rumor intorno di ogni, che hanno litigato, non hanno litigato, che Borch & Mohr è fallito, che qui e che là. Di fatto Borch & Mohr è lì, continua a fare i suoi kite, marchio Duoton. Nel frattempo sulle pagine Instagram ufficiali di North Kiteboarding, del nuovo North diciamo, cominciano ad arrivare le notizie su quello che è il team. Le prime mail che arrivano sono firmate Klaus Varkentin, non so come si pronuncia. Il 20 luglio Klaus risulta operativo presso Neil Pride Group, cioè Cabrina. Primo personaggio che abbiamo dentro il marchio North è questo Klaus, che fino a pochi giorni prima era un manager di Cabrina. Di lì a pochi giorni cominciano ad arrivare anche gli altri nomi, e arrivano nomi come Mike Ripper, Hugh Pinfold, Pat Goodman. L'equazione è stata abbastanza veloce, perché tutti i nomi che troviamo arrivano direttamente da Pride Group, cioè da Cabrina. E in effetti, a conferma di questo, cominciano a uscire le prime immagini dei kite, dei nuovi kite North. I primi prototipi che vediamo sono molto molto simili a un Cabrina. Ma non è finita. 9 gennaio 2019 North comunica che ha assorbito Mystic e tutto il gruppo M-Brand. Il nuovo gruppo si chiama North Action Sport e racchiude North Kiteboarding e Mystic, oltre ad altri marchi di M-Brand. Il quartier generale di North Action Sport sarà in Olanda, proprio dove erano le sedi M-Brand, quindi anche una logistica molto tattica. Nick Jacobsen, tra l'altro, sarà team manager dei rider. Quindi, tirando le somme per concludere, abbiamo Duoton, che in pratica è il vecchio North, con tutti i prodotti che hanno reso famosa North, con il Rebel, il
Vegas e Oral Dice, il Neo e tutto quanto, le sue cose, il suo team che per ora rimane intatto, la sua ricerca e sviluppo che è rimasta intatta. Di qua abbiamo invece North Technology Group con North Guideboarding, con un nuovo prodotto, con quel qualcosa che assomiglia molto a un Cabrina, con tutto, con una ricerca e sviluppo e dei manager che arrivano direttamente dal marchio Cabrina. Terzo personaggio della nostra vicenda, Cabrina. Ora, cosa fa? Quindi cosa succederà in Cabrina? Sappiamo già che ci sono dei nuovi sviluppatori per le vele, di sicuro Duoton e North ora si prenderanno un po' a spallate, ma Cabrina in tutto ciò che fine farà? Che cosa fa Cabrina? Chiamiamo Pete. Pete, ascolta, Cabrina, cosa facciamo? Tiriamo avanti? Smetti con quella batteria. Pete, cosa facciamo con sto Cabrina? Sì, il North nuovo è un Cabrina. Non l'hai visto? Lo so che sei incazzato, immagino. Cos'è che devi fare? Il wing sail, anche te con sto robo. Vabbè Pete, ciao. Boh, voi cosa ne pensate? Fatemi sapere cosa ne pensate di tutta sta cosa. Intanto ha cominciato a piovere, mi si bagna il kite che mi si era asciugato, vado a raccoglierlo. Voi fatemi sapere cosa ne pensate, scrivete qua sotto, su Facebook, su Instagram, non lo so, sono veramente curioso. Ciao.